grandi creature degli oceani. Quando vediamo un elefante o una giraffa, ci rendiamo conto di quanto siano davvero enormi. Si tratta d'altronde delle più grandi creature terrestri, al cui cospetto noi umani siamo davvero minuscoli. Ma se volete trovare i veri giganti che abitano il nostro pianeta, bisogna fare tappa nel mare. Liberatisi dal peso di camminare sulla Terra e della conseguente azione della gravità, gli animali marini possono raggiungere dimensioni incredibili, tanto che se li togliessimo dall'acqua e li portassimo sulla Terra, resterebbero schiacciati dal loro stesso peso. Pronti a incontrare le 7 creature più grandi del nostro pianeta? Ottimo! Restate lì e godetevi il nostro video. Prima di infilarvi le tute da sub, però, ricordate di iscrivervi al nostro canale. Ogni giorno carichiamo nuovi video qui sul lato positivo e, per non perderveli, abilitate anche le notifiche. Ora tuffiamoci nella nostra lista, cominciando dal 7. Tridacna gigante. La tridacna gigante è il più grande mollusco bivalve del mondo. Può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare fino a 200 kg. Se vi viene voglia di raccoglierne una, quindi, farete meglio ad allenarvi prima, sollevando un paio di elefantini alla volta. Ogni esemplare di questa specie ha la conchiglia di colore diverso, cosa che le rende tra le creature più affascinanti degli oceani. È una creatura difficile da vedere, vive sul fondale nutrendosi di zuccheri e proteine prodotti dalle alghe, e se pensate che cercar casa sia un'esperienza stressante, mettetevi nei panni di questo gigantesco mollusco. Vive nelle acque calde del Pacifico meridionale e dell'Oceano Indiano, e può passare molto tempo prima che riesca a trovare il posto perfetto dove sistemarsi. L'animale vaga a lungo in cerca di una casa sul fondale sabbioso o sulla barriera corallina. Deve essere perfetto perché una volta trovato un punto dove ancorarsi, l'animale vi rimarrà per tutta la vita. Se indisturbato, può vivere anche più di 100 anni. 6. Granchio gigante del Giappone. Eccovi una creatura che sembra uscita dritta da un videogame o da qualche film di fantascienza. Voglio dire, guardatelo! Questo granchio gigantesco vive nelle acque vicino al Giappone. L'ampiezza delle sue zampe può raggiungere i 3,5 metri, mentre il corpo ha un diametro di circa 37 cm, decisamente piccolo rispetto alle sue zampe chilometriche. Passa la maggior parte del suo tempo setacciando il fondale in cerca di resti di altri animali o molluschi di cui nutrirsi. Ma non fatevi ingannare dall'aspetto apparentemente fragile e goffo di questo crostaceo. Già le sue dimensioni bastano a tenere lontani i predatori, ma se uno dovesse provarci, il granchio sarà in grado di proteggersi con il suo durissimo carapace. Sul dorso, infatti, l'animale ha una colorazione che lo mimetizza con l'ambiente fino a renderlo quasi invisibile. Se tutto fila liscio, il granchio gigante può vivere addirittura fino a 100 anni. Purtroppo è difficile che accada, dato che la specie è considerata una prelibatezza in Giappone ed è stata decimata dalla pesca. 5. Grande squalo bianco. Questa specie deve il suo nome alla caratteristica colorazione chiara sulla parte inferiore del corpo. Per quanto riguarda il grande, lo si deve semplicemente al fatto che può raggiungere i 6 metri di lunghezza. Mediamente uno squalo bianco è lungo circa 4-5 metri, che comunque bastano a renderlo il più grande pesce predatore del mondo. Le loro prede preferite sono leoni marini, foche e piccoli cetacei. Grazie alla coda molto robusta e il corpo a forma di siluro, lo squalo bianco può raggiungere i 55 km orari quando si lancia all'attacco della preda. Esatto, noi poveri umani non avremmo scampo se uno squalo bianco ci inseguisse. Il grande squalo bianco è in effetti responsabile di metà degli attacchi di squalo riportati ogni anno nel mondo. Ha un olfatto molto sviluppato ed è in grado di percepire una singola goccia di sangue in quasi 100 litri d'acqua. Sanguinare quindi anche impercettibilmente nell'oceano è garanzia di uno spiacevole incontro con questo formidabile predatore. 4. Squalo balena. Non facciamo confusione col nome, è uno squalo, non una balena. Questo immenso pesce è cosparso di puntini bianchi, diversi per ogni individuo. Carino, vero? Lo squalo balena varia tra i 5,5 e 10 metri di lunghezza e pesa fino a 20,6 tonnellate, due volte più pesante dell'ancora di una nave da crociera. Penserete che il pesce più grande degli oceani divori qualsiasi cosa gli passi davanti, ma in realtà è un pacifico divoratore di plancton. Lo squalo nuota spalancando la bocca, un'immagine buffa ai nostri occhi, ma in realtà una tecnica efficace per catturare piccoli pesci, piante e altre minuscole forme di vita. Deve solo nuotare placidamente e spalancare le fauci. Missione compiuta. Proprio come le balene, questo squalo è dotato di filtri che separano le particelle di cibo dall'acqua.
3. Balenottera comune. La balenottera comune è il secondo mammifero più grande del pianeta, lunga fino a 26 metri, quasi quanto due autobus messi in fila. Può pesare fino a 75 tonnellate, il peso del vecchio Space Shuttle. Per fortuna la balenottera è un gigante buono che si nutre quasi solo di plancton e di minuscoli crostacei chiamati krill. Non sono animali che si incontrano spesso vicino alle coste, infatti vivono in mare aperto, di solito da soli, a volte in coppie o piccoli gruppi. Più o meno come noi, la loro aspettativa di vita è di 85-90 anni e come molti altri cetacei, anche la balenottera comune è minacciata da inquinamento, collisioni con grandi navi e la caccia che continua a perseguitarle, malgrado la specie sia classificata come in pericolo. 2. Medusa criniera di leone. Il nome deriva dai 70-150 filamenti rosso-giallastri, simili a capelli, che fluttuano sotto il suo corpo. Come altre meduse, hanno un aspetto davvero bello. La loro colorazione è varia, possono essere rosse, violacee o di varie tonalità di arancione. Il loro ombrello può avere un diametro di anche 2 metri, ma è niente in confronto ai suoi filamenti. Questi possono essere infatti lunghi anche 30 metri, cosa che rende questa medusa uno degli animali più lunghi del mondo e sicuramente la più grande delle meduse. Vive in mare aperto nelle zone fredde degli oceani e si nutre di plancton, piccoli crostacei, pesci e altre meduse. I suoi tentacoli sono dotati di un pungiglione in grado di stordire la preda e iniettarle il veleno. Una volta catturata, la preda viene trascinata verso la bocca, situata nella parte inferiore del corpo. Incredibilmente, nelle meduse la bocca funge anche da ano, in quanto serve anche ad espellere i residui di cibo. Se ancora non bastasse, la medusa criniera di leone è anche bioluminescente, ovvero è in grado di produrre luce nel buio degli oceani. 1. Balenottera azzurra. Ecco la più terrificante delle creature, almeno quanto a dimensioni. La balenottera azzurra è non solo l'animale più grande che esista oggi, ma è anche il più grande mai vissuto sulla Terra. La sua lunghezza varia dai 25 ai 32 metri e il peso può raggiungere le 200 tonnellate, quanto un aereo Boeing 747 vuoto. Ma per fortuna anche questa immensa creatura è un gigante buono. Questi cetacei si nutrono quasi esclusivamente di krill. Possono mangiarne anche 4 tonnellate in un solo giorno. Vivono in tutti gli oceani del mondo, ad eccezione della regione artica. Oltre ad essere il più grande animale sulla Terra, la balenottera azzurra è anche il più rumoroso. Emettono vagiti e frequenze che si pensa possano essere sentite da altre balene a distanza di anche 1600 km. Anche loro, proprio come noi, vivono fino a circa 80-90 anni. Per quanto non esistano predatori in grado di impensierirle, sono spesso vittime di collisioni con grandi navi cargo. Ci sono inoltre ancora problemi con la caccia illegale che minaccia questo mansueto gigante, malgrado sia una specie protetta. Ti piacerebbe vedere di persona qualcuno di questi giganti o ti è già capitato? Raccontacelo nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto questo tuffo negli oceani al cospetto delle più grandi creature dei mari, dacci un like e condividi il video con i tuoi amici. Ricordati di iscriverti al nostro canale. Scoprirai che siamo davvero il lato positivo della vita.